langen, teugen Samen, Stresen und Rastin, Kronins des Likaine, Trost meine, Sekret ist zu säumen, ist da, Nemnika, Tele, Dorostne, Fnaese, Knoie, Tefe, Aino, Massa, Itakalo. Sono lingue diverse, quelle che dividono le terre, sono una lingua di terra, la lingua di terra che unisce il Baltico al Mediterraneo. Io questa sera sono qui per raccontare quello che c'è in mezzo, per raccontare che cosa succede quando tu ti affacci davanti a un'altra terra. Quando tu non sei più solo italiano, non sei più solo finlandese, non conosci più solo una lingua di terra, ma cominci a sentire un'altra terra che muovi, che sposti. È una questione di frequenza, la frequenza con cui la Finlandia è venuta in Italia, l'Italia è andata in Finlandia, non è solo frequenza da tutte le volte in cui. È una frequenza, è un'onda, è una vibrazione, è lega, è qualcosa che unisce. Sembra che in mezzo a noi ci sia qualcosa. Io stasera vorrei parlare anche di questa terra di mezzo, di questa no man lands, di questo spazio che divide chi si vede ma non si lega a chi si vede. Stasera voglio parlare del rapporto che c'è tra stati, non lo stato italiano, lo stati d'animo. Mi piace parlare stasera di stati d'animo. Ogni persona di fianco a un'altra persona e queste persone confinano. Stasera voglio parlare della linea di non fine, la linea di non fine, non di confine. Quello che succede tra la Finlandia e la Puglia, tra il Baltico e il Mediterraneo, quella lingua di terra, quella non divisione che fa sì che le persone abbiano delle vicinanze, distante, distante, la lontananza è fatta di piccoli momenti, distanti, distanti, piccoli distanti. Questo è il linguaggio anche di chi si parla da lontano. Non ho bisogno di vedere la Finlandia stasera per vedere la Finlandia. La frequenza con cui la sento e la guardo può essere la frequenza che mi fa arrivare là. È una questione di sentire, di sentire, di percezione, percepisco, capito. Si parla oggi, ne abbiamo parlato molto anche ieri, di sciamanesimo, si parla di cura, di prendersi cura della terra, del nostro stato d'animo. Noi abbiamo uno stato d'animo e dentro c'è una terra. Noi confiniamo con gli altri, quelli che non vediamo, che ci invadono o siamo invasi. Noi migriamo, continuamente migriamo e succede qualche cosa. Come possiamo colmare questa distanza? Colmare, colmare, la possiamo colmare, colmare, mettendoci in mezzo l'acqua, mettendoci in mezzo il mare, mettendoci in mezzo un oceano, un mare di guai. Ma esiste anche un rapporto tra turismo, cultura, economia e chiudo dicendo il mio primo intervento che c'è un mistero che unisce gli stati d'animo, che sarebbe la parola ministero, a cui viene tolta la lettera NI e diventa mistero, il mistero del turismo, il mistero della sanità. Il mistero degli interni dentro, come siamo, il mistero di giustizia, che sono i ministeri, ma dentro hanno una forma di segreto, di mistero, di rito, di mito, è un qualche cosa che dobbiamo riscoprire, rivedere, togliere la parte di io per vedere che cosa c'è. Quando si dice sono, noi pensiamo sempre a io sono, ma sono, sono anche gli altri sono. Allora io voglio far parte, P apostrofo arte, voglio far parte, P apostrofo arte, voglio che le arti siano arti, braccia, braccia infinite, lunghe, tentacolari, che arrivano dove un braccio non può arrivare e certa arte non può arrivare. E parlando di far parte, e parlando di arte, e parlando di arti, non posso che per un momento, e continuare questo momento per tempo ancora, parlare di Michelangelo Pistoletto.
è un grande privilegio per me di essere qui a colloquiare con lui. Quello che lui sta dicendo, è secondo me fondamentale nella complessità che viviamo nel nostro tempo, ma nello stesso tempo il bisogno di semplificare, di rendere questa complessità qualcosa di funzionale nel cambiamento. Quindi l'idea del mare, ecco, l'idea del mare, col mare, come hai detto, lavoriamo con la differenza che c'è in ogni paese che circonda il mare. E quindi il mare non è più un limite, un confine, come il confine tra le terre. Il mare è un confine comune, aperto. Bello. Quindi non è più un confine, è la comunicazione del mare che diventa anche la comunicazione dell'internet, dell'internazionale della comunicazione, dell'intercontinentale della comunicazione. Quindi noi dobbiamo comunicare col mondo. Ma cosa comunichiamo? Comunichiamo una capacità di intendersi, una capacità di essere co-creatori, artisti, co-creatori di una situazione che non esisteva. Allora io ho creato per questo un simbolo che è fatto, e si può anche raccontare questo simbolo, è fatto di tre cerchi, due piccoli ai lati e uno grande al centro, che sono tenuti insieme da una sola linea, che è la linea che fa il simbolo dell'infinito. Il simbolo dell'infinito è fatto da una linea che si incrocia una volta. Però l'infinito che cosa è? Non esiste, sfugge, non abbiamo in mano l'infinito. Noi viviamo nel finito, noi viviamo in questo paradiso terrestre che vogliamo che sia finito, che vogliamo che sia, diciamo, alla nostra portata, la capacità di agire, di intervenire. Dunque, nell'infinito ho creato una parentesi, il cerchio centrale, che è la vita nella sua durata, la durata di una mosca, la durata della vita di una persona, la durata della vita di una civiltà, sta dentro all'infinito. L'infinito sta prima della vita, dopo la vita, ma dentro c'è la durata dell'esistenza su questo pianeta che si chiama la Terra. E abbiamo tutti la libertà di agire, ma la responsabilità di provvedere alla nostra comune sopravvivenza e alla sopravvivenza della specie umana. Siamo in un momento di grave crisi, la specie umana è in crisi perché abbiamo prodotto delle meraviglie scientifiche e tecnologiche, però nello stesso tempo stiamo distruggendo il pianeta con gli stessi mezzi per sfruttare la Terra. Quindi bisogna creare una terza situazione, che è il terzo paradiso, è il terzo luogo, che è quello centrale, che sarà la nostra capacità, esisterà la nostra capacità di convivere, è la convivenza, quindi salvare il pianeta come cura della società umana. Questo per unirsi all'idea della cura, la cura non soltanto fisica della persona, ma della fisicità della società e del pianeta. Questo è il nostro impegno. Allora io credo, sto parlando di grandi cose, di dimensioni enormi, planetarie, però queste sono sotto gli occhi di tutti. Noi uno per uno stiamo facendo qualche cosa per distruggere o per creare. Quindi noi dobbiamo utilizzare questo segno del terzo paradiso, che è fatto di tre cerchi, dove noi mettiamo insieme i due cerchi laterali che rappresentano gli opposti, i conflitti, le differenze di ogni nazione, ma anche di ogni mentalità, di ogni cultura, le differenze, e insieme creiamo la terza possibilità, che è quella di creare all'interno delle differenze qualcosa che non esisteva prima. Questa è la creazione, questo è il simbolo della creazione. Noi creiamo qualcosa che non esisteva, mettendo insieme gli opposti, le differenze, come per esempio tra maschile e femminile. Noi abbiamo due segni opposti che messi insieme creano una creatura nuova che non esisteva. Tra l'idrogeno e l'ossigeno esiste una differenza. L'idrogeno e l'ossigeno sono due gas che, lasciati lì, non producono niente.
ma messi insieme producono l'acqua. Tra le nuvole calde, le nuvole fredde, creiamo la pioggia. E lo metti. Il colore blu e il colore giallo. Ci mettiamo tutto. Tra una voce femminile, una voce maschile, o due voci, creiamo una canzone che produce una voce nuova. Noi dobbiamo creare un nuovo mondo mettendo insieme due cose, noi e gli altri. Io e te facciamo tre. Bisogna essere capaci. Capaci non vuol dire saper fare. Capaci vuol dire cosa sa fare un baule, cosa sa fare una vasca, che è capace. Capace vuol dire saper contenere il più possibile. Capaci vuol dire saper contenere questo infinito. E questo infinito però l'artista arriva a un punto che lo deve raccontare a tutte le persone che passano e non si fermano ad ascoltare, a tutte le persone inconsapevoli, alle persone che possono non sentire. Noi parliamo sempre di milioni di morti, ma tu mi hai detto che in questo caso ci sono i sorti, milioni di sorti, quindi che non è come destino sorte, ma sorti, persone che rinascono. Allora è possibile che l'artista scenda in strada, che scenda anche per, come fai tu, per andare a parlare e per andare a raccontare veramente che cosa accade. È possibile o l'artista è sempre comunque un può essere l'artista un medico da mediare, può essere l'artista un qualche cosa che crea anche col dolore, con la forza, con l'energia, energia, che crei elettricità, che crei frequenza, che crei onda, che muova. È possibile che io sposti qualcosa raccontando la parola, il linguaggio, il canto, il suono. Abbiamo sentito come lo sciamanesimo, come partire da questo silenzio, da questa meditazione, da questo andare a cercare, da questi corpi, si possa riuscire a non aver bisogno di guardare una televisione per vedere qualcuno in Siria, a non aver bisogno di internet per vedere un padre o una madre che piangono un figlio. Come dicevi tu oggi a tavola, è possibile che io pianga un figlio che non è mio? E come hai detto tu, che quando qualcuno uccide qualcuno sia stato io a ucciderlo, e quando qualcuno fa del bene a qualcuno io sia a fare quel bene. È possibile dimenticare quello che i mezzi di distrazione di massa ci continuano a far capire, che c'è una separazione, un confine che è diviso. Non sentiamo come non sentiamo, non sentiamo come consentiamo, come consentiamo di non vedere, di non guardare. Dobbiamo cercare di osservare con altri occhi che non sono i nostri occhi, con altre vite che non sono le nostre vite. Allora il lavoro e il lavorio che deve fare è un lavoro politico, anche poetico. Michelangelo Pistoletto parla di poetica. Se la nostra politica fosse poetica prima di etica, se la nostra politica non fosse solo più morale, ma fosse e capisse la spiritualità, e non ho detto la religiosità, la spiritualità dell'opera umana, dell'opera umana. Noi abbiamo dei problemi se trasportiamo un quadro da un museo a un altro, perché il Ministero della Cultura e dei Beni Culturali non lo vuole sfregiare. E noi non abbiamo nessun problema a far trasportare delle opere che sono le vite umane da un luogo a un altro, e aspettiamo di commuoverci. Siamo uomini lacrimogeni che piangono dopo. Possiamo cominciare a pensare alle lacrime come capitale interamente versato? Possiamo cominciare a pensare al capitale, ciò che è capitale? Dopo l'infinito, il terzo paradiso, hai parlato di quello che è capitale, non di quello che è denaro, beni, avere, ma ciò che è capitale, di un'importanza capitale. Noi pensiamo sempre che sia una questione di materia. Io credo che sia una questione di infinito. Non c'entrano i sogni, non c'entrano le illusioni. È una riva
rivelazione. Lui ha avuto una rivelazione prima di fare la rivoluzione. Lui ha avuto una rivelazione, ha captato, ha sentito. Lo so che lui la parola anima, nell'accezione che molti dalla New Age non la vuole sentire, ma se ne parla proprio oggi. Anima come energia che si è fatto corpo, che non è il nostro corpo, ma il corpo del tutto, di quel famoso infinito, è la cosa che mi porta il più possibile a pensare che in questo momento noi non vediamo morire, ma qualcuno muore, in questo momento non vediamo nascere, ma qualcuno nasce, e vogliamo essere sia quella persona che nasce, sia quella persona che muore all'infinito. Io penso che tu hai ragione, perché parli della connessione tra l'uno e l'altro, tra gli estremi, tra le differenze, e viviamo tutti uno davanti all'altro, nessuno di noi può fare a meno dell'altro, non c'è la solitudine, noi cerchiamo la solitudine, anche se possiamo ritirarci a pensare da soli, però abbiamo bisogno dell'altra persona, quindi nasce quel bisogno di rapporto tra due persone. Secondo me la società nasce da due persone, come ho detto prima, io e te facciamo tre, dunque facciamo la società. La società è fatta da due persone che riescono ad avere rispetto, ad avere fiducia reciproca, a lavorare insieme per produrre qualche cosa, per creare un'economia dove io faccio qualche cosa, tu fai qualcosa e il denaro serve per lo scambio che noi possiamo procurare a noi stessi rispetto a quello che noi facciamo. Dunque il lavoro, c'è lavoro per tutti a fare questa operazione di rapporto interpersonale, c'è lavoro per tutti a cambiare il mondo. Il mondo ha bisogno di tutti per essere cambiato, a partire da due, io e te. Questa è la cosa essenziale. Dunque, quando tu menzioni l'infinito e il finito, noi ci troviamo davanti a questo concetto di una universalità dell'essere, ma anche davanti a questo rapporto quotidiano tra le persone che poi diventano pian piano insieme società. È la società che noi dobbiamo cambiare. Quindi questo elemento della dualità che produce un terzo elemento, che sarebbe io e te, insieme, può essere un figlio fisico, può essere un'idea straordinaria che noi riusciamo a mettere insieme per la società, non c'è bisogno solo che ci sia la combinazione fisica della procreazione, la nascita la possiamo produrre tutti insieme, far nascere vuol dire mettere insieme due elementi diversi e combinarli in maniera tale da produrre qualcosa che non esisteva. Allora questa è un'operazione che gli artisti fanno, creare. Allora adesso questo segno fatto di tre cerchi è il simbolo della creazione, che non è più soltanto degli artisti, perché entra nella creatività della società. Tutti possiamo essere creativi, tutti assumiamo quella libertà immensa che l'arte ha conquistato, ma non c'è libertà senza la responsabilità. La libertà è come l'infinito, sfugge da tutte le parti, ma la responsabilità è come il finito, è come la vita. Quindi siamo tutti liberi e responsabili. Questo cambiamento che noi vogliamo, che è necessario ormai, perché siamo arrivati a una fase di trasformazione necessaria nel mondo, dipende proprio dalla capacità di tutti di essere autonomi e connessi nello stesso tempo nella creazione. Mettersi insieme a creare. E lì ci vuole coraggio, ma ci vuole coraggio, non significa che ci vuole coraggio, è il coraggio che ci vuole, è il coraggio che sta chiedendo di mettere in pratica, è il coraggio che ti chiede di non applicare i 10 demandamenti. Io Michelangelo li chiamo i 10 demandamenti. Fallo tu, artista, pensaci tu, politico, fallo tu. Cioè sono io che devo avere nel mio stato d'animo l'idea di poter cambiare. Ma tu hai detto
comandamenti? Domandamenti da... No, scusa, demandamenti, cioè i 10 demandamenti fanno tu questo. No, ma io riprendo il termine comandamenti, sì. Che non dobbiamo più comandare come si deve fare. Si chiamano, io li chiamo co-mandamenti. I co vuol dire insieme, mandare, creare, comandare. Mandare insieme. Non c'è nessuno che ci comanda. Il dogma. Il paradiso lo facciamo noi. Il dogma non esiste. Io l'opera che prediligo è nessun dogma. Io ho sempre detto e voglio confermare che il tema è quello dei demandamenti. Noi usiamo questo per dire fallo tu, pensaci. No, non dobbiamo demandare. Esatto. Dobbiamo mandare. Oppure dare insieme. E oltretutto dobbiamo cercare di fare un lavoro che non possiamo più per regola o per comandamento, ma per politica. Io devo sapere che metto un'energia negativa attorno a persone che sfruttano uomini che lavorano in questa terra e muoiono per raccogliere dei frutti di questa terra. È importante che l'unico comandamento non nasca da un dogma, ma nasca dalla capacità di cambiare l'essere. Io non li chiamo neanche persone, voglio arrivare a prima, all'essere. L'essere, come è possibile che una persona accetti di lavorare? Tu capisci che viviamo in una società in cui conta di più l'avere che l'essere. Certo. Avere ha preso posto dell'essere. Avere, accumulare e escludere. Questo è quello che succede nella nostra società. Però, e l'abbiamo detto anche oggi nell'incontro che c'è stato, non peccheremo di teoria, non peccheremo di elitarietà, non peccheremo di filosofia. Ecco, il grosso problema è che dobbiamo agire effettuando un cambiamento, e per effettuare questo cambiamento ci vuole un'altra poetica, questa poetica che moltiplica l'uno per mille. Io credo che se noi avessimo la capacità di cominciare a cambiare, di andare nelle scuole, ecco dove far parte significa andare negli asili, perché le scuole è tardi, la scuola è tardi anche all'asilo, bisognerebbe andare durante il rapporto e dire ascolta, a questo bambino che passa, sta arrivando, a dire ricordati, non ti accontentare dei morti che ti raccontano, ricordati, l'arte fa scuola, l'arte può fare scuola, e tu sei un governante, ognuno di noi è un governo, ognuno di noi è un ministro, io sono il mio Presidente della Repubblica, io sono quello che deve... Ma lo sono anch'io e siamo in due. E dobbiamo credo discutere. E credo che non siamo soli, ci sono tutti gli altri e sono tutti i Presidenti della Repubblica. E possono decidere, siamo soli è anche un tema per... Questa è la democrazia. È anche un tema di energia, siamo soli, voglio parlare anche di natura, siamo soli, siamo raggi, siamo luce. Perché c'è questo problema di avere paura della parola luce? Perché c'è il problema della parola luce? Perché in Finlandia la luce ha un valore e qui ha un altro valore? Non è la stessa luce, non è lo stesso cielo? Com'è possibile che la terra venga divisa in confini e il cielo non sconfina? Abbiamo 20 anni per cambiare il mondo. Sono i giovani di oggi che hanno pochi anni che devono cominciare a occuparsi del loro lavoro per cambiare il mondo. L'asilo, la scuola. Dal bambino fino a 20 anni, 25. Se non ce la fanno, il mondo precipita. E questo non è ottimismo o pessimismo, è azione, agire, fare. Molti dicono cosa mi tocca di vedere quando vediamo dei bambini spiaggiati negli scogli, cosa mi tocca, cioè che cosa ci tocca, che cosa ci fa paura? Il problema che dice Michelangelo si risolve, cosa mi tocca fare? Io aggiungerei cosa mi tocca, sì cosa mi fa male, ma cosa mi tocca fare, cioè devo fare. E il fare non è solo andare materialmente in un luogo, aiutare, ma cambiare una mentalità, raccontarla, cambiare una poetica, cambiare un'energia, una frequenza. I popoli del nord ci raccontano come la natura sia in ascolto, come la natura chiami, come la natura dica, come la natura chieda. E allora per quale motivo noi in natura
natura non possiamo muovere la stessa linfa. Non è teoria, non è filosofia, è azione. E uno dice: ma io divento pazzo se faccio tutti questi. La mia domanda è, e la dico, la chiedo anche a te: ma perché la pazzia che adesso suscitiamo, riceviamo e vediamo non è pari? Allora dico: cambiamo pazzia e troviamo un'altra energia. Ma io penso che giustamente tutto questo parta dalla formazione, non voglio più chiamarla educazione, perché educare vuol dire ci sono state troppe educazioni fasciste, ideologiche, tu dici sempre troppo ideologiche. Noi dobbiamo parlare di formazione. Formare è qualcosa che appartiene anche all'arte, qualcosa che non esiste, prendendo elementi diversi si crea un oggetto, un'immagine, una scultura, una performance che è formata. Quindi i giovani devono imparare a vivere questa formazione che non è più proposta dall'esterno, ma è aiutata da noi perché loro possano formarsi. C'è l'autoformazione con l'aiuto di noi stessi. E la meraviglia è questa, non è solo, lui non parla solo, credo, di una formazione, come si dice, la formazione del personale paramedico, la formazione del personale scolastico. Io credo che si parli di una formazione del personale, formare il personale, formare come tu guardi la natura per cambiare il tuo rispetto nei suoi confronti, riformare il tuo modo di guardare la diversità, riformare la tua paura, la paura di guardare chi non ha le tue stesse forme, la paura di guardare chi non ha i tuoi stessi occhi, la paura di accettare chi ti può mettere in discussione. Questa è la formazione del personale. Dove si impara? Si impara attraverso l'arte di farlo personalmente, non di lasciarlo solo ai grandi artisti, solo ai cantatori, solo a Dante Alighieri. Io sono Dante Alighieri. È inutile commuoversi per la Divina Commedia, andare a casa e non avere capito di quale inferno si tratta. Io devo diventare, molti amministratori delegati di tante fabbriche diventassero Alighieri Dante, ci fosse la possibilità di piangere prima un morto facendo delle leggi dove non si mangiano denari, per non piangere dopo e chiedere scusa a una madre dicendo: lo Stato ha fatto quello che ha potuto, lo Stato. Io torno all'idea di stato d'animo, cambia e lavora in quel senso e tutti possiamo diventare artisti in questo senso. Io ripeto sempre, mi è stato chiesto dai giovani, dopo che io ho parlato di tutte queste cose, mi è stato chiesto: ma tu sei felice quando parli di cambiare il mondo? Sei felice? Io dico sì, sono felice, perché tentando, lavorando per cambiare il mondo, già mi sento meglio. Non c'è soltanto una finalità che dobbiamo raggiungere oggi, domani, c'è un processo. Il processo è lento, ma abbiamo premura, non c'è tanto tempo da... È un po' scaduto il tempo. Ho detto 20 anni, c'è bisogno di agire secondo una propria possibilità, ma con precisione, partecipare al cambiamento. Mentre tu ti arrampichi sulla montagna, quando vai sulla montagna, non pensi quando metterai la bandierina sulla punta della montagna. La vetta, la conquista. La percorri metro per metro, rischiando la tua vita, metro per metro, ma con la gioia di farlo. Rischi la vita con la gioia, la felicità di farlo. Quindi è il processo che tutti insieme dobbiamo portare avanti in questa felicità. Dobbiamo essere felici di lavorare per piccoli passi, lavorare per il cambiamento. Il cambiamento è necessario, non se ne può fare a meno. Bisogna cambiare il mondo. Tutti noi dobbiamo lavorare per questo, ma per piccoli passi, lavorando uno con l'altro, dicendo: io e te siamo due e insieme qualcosa possiamo fare. Due sono già la società parte da due. Io e te, il rispetto reciproco, la possibilità di operare insieme con delle idee nuove,
portare delle idee nuove che nascono dall'idea della creazione, che è mettere insieme due elementi diversi, che sono già io e te. Questi due elementi diversi possono insieme produrre una nascita di qualche cosa che non esisteva, così come un maschio e una femmina possono produrlo. Questa nascita, ma noi viviamo anche questo concetto di nascita due volte. Noi si nasce la prima volta venendo al mondo, quindi la nascita fisica, animale. La seconda nascita è quella intellettuale, noi si nasce, si rinasce intellettuali, si rinasce persone, si rinasce esseri umani, non più a dipendenze della natura, ma dipendenti dal nostro desiderio di partecipare alla collettività dentro la natura. Quindi bisogna pensare che la scienza, la tecnologia che sono andate avanti, hanno creato delle possibilità enormi, devono essere usate non più per fuggire dalla natura, ma per dare di nuovo significato alla natura. La natura ha bisogno della tecnologia oggi, non possiamo tornare alla candela, abbiamo bisogno di energia elettrica, ma come la realizziamo? Abbiamo bisogno di andare avanti attraverso l'uso della tecnologia, di internet, di tutto quello che esiste, ma non solo per uscire dalla natura, non per diventare degli elementi tecnici, per diventare esseri umani che usano la tecnologia. Io, Michelangelo, volevo anche, sempre ricordando il concetto Finlandia-Italia, volevo anche ricordare che però ci vuole una sanità, ecco, quando io parlo del mistero della sanità, io intendo il ministero della sanità, cioè anche come ci curiamo, come possiamo essere pronti per non avere paura. Prima abbiamo detto il coraggio ci vuole, cioè vuole noi, come possiamo essere pronti a dire no, come possiamo essere pronti a guardare in faccia la morte, come possiamo essere pronti, è una questione di come ci curiamo, prendersi cura di come certa medicina lavora nella nostra direzione, di come certa scienza lavora nella nostra direzione. E chiedo anche al mondo della medicina di fare un passo in altro, non un passo indietro, ma di andare a leggere la differenza tra malattia e malato, andare a leggere come nel passato ancora, che non è antichità ma c'è primitivo e c'è storia, si possa rivedere come rafforzare e accendere un corpo nuovamente. Non può essere solo una multinazionale farmaceutica a decidere come si starà male, come ci si curerà e per quanto ci si curerà. I popoli ci insegnano, la storia ci insegna, l'etnomedicina ci insegna che non esiste una medicina sola e che tu, cittadino, e mi leggo a quello che dici, sei ricercatore. La ricerca scientifica la faccio io, la ricerca scientifica la fa ognuno di noi, scegliendo e non subendo. Diceva Shakespeare, subì or non subì, cioè quanto ancora dobbiamo subire per dire io leggo, io traduco quello che arriva, non subisco soltanto. Quanta insanità, quanta nevrosi è stata creata perché noi si dipenda da qualcosa che combatte la nevrosi, quanto meccanismo a catena ha formato questa paura, quanta depressione interiore. Allora uno dice, posso andare a vedere altri popoli, altre storie? Si è parlato in questi giorni anche di come accogliere le cose che non conosciamo. Noi abbiamo una paura fottuta delle cose che non conosciamo, preferiamo ammalarci di una cosa che conosciamo che curarci con una cosa che non conosciamo. Allora attenzione, è importantissimo non demonizzare la scienza, è importantissimo non demonizzare la tecnica. Ma io spesso, quando penso a internet, non è per, io penso su internet, cioè, l'ho letto su internet, questo concetto quasi maiale, sentite, questo concetto su internet sembra che non ci sia niente da buttare via, si tenga tutto. Attenzione al concetto, Michelangelo sta parlando con un'intelligenza e un'attenzione, il mestiere dell'attenzione. La scienza va rispettata, ma tu devi avere capito il tuo mestiere, che un artista fa, è un cittadino artista fa. Cittadino tu sei artista, cittadino tu sei uomo, donna, bambino, animale o cosa, cittadino tu sei migrante, cittadino tu sei tutto questo.
rendersi conto che il mestiere dell'attenzione significa che il tuo governo, il tuo stato d'animo va governato da te, quindi sapere cosa mangi, sapere cosa bevi, sapere cosa prendi, sapere cosa odi. Noi ci dobbiamo autocurare anche, senza abbandonare quello che è la scienza. Mi piacerebbe, ci sono tanti medici qui oggi in questi giorni, sedermi a un tavolo delle trattative con le gambe, non del tavolo, ma delle persone che sono morte per tanti errori, e sedersi attorno a questo tavolo e ascoltare e a raccontarsi la possibilità di vedere senza interesse qual è il concetto della salute della terra e della terra interna dei nostri stati d'animo. Quindi questo è il pezzo. La terra, il paradiso della terra, che nessuno ci procura, dobbiamo crearlo noi, giorno per giorno. Però ci sono anche si può anche creare un paradiso, diciamo, assolutamente distruttivo, perché la creatività può essere usata sia per distruggere che per costruire. Quindi noi dobbiamo usare la creatività per costruire. Quindi c'è un'idea di morale. Che cos'è la morale? Anche questa è una questione di rapporto duale tra il bene e il male, il buono e il cattivo, il bello e il brutto. C'è un terzo elemento, senza trovare l'elemento che combina il bello e il brutto, il buono e il cattivo, noi divideremo sempre il buono e il cattivo e avremo il conflitto tra il buono e il cattivo. Il cattivo sarà sempre l'altro e per l'altro saremo noi e ci faremo la guerra. Noi dobbiamo essere ognuno capace di sapere che ciascuno di noi è sia tanto buono quanto cattivo. La prima dualità la dobbiamo riconoscere in noi stessi. Secondo, nel rapporto tra due persone può aiutare molto lavorare in due, molto di più che da soli, a scoprire il buono e il cattivo in noi, perché noi possiamo scambiarci queste esperienze. E quindi tra il buono e il cattivo che cosa c'è? Il terzo elemento qual è? È l'etica, è la morale. La morale è quella cosa che va costruita mettendo insieme in maniera opportuna gli opposti, il bene e il male, il positivo e il negativo. Dobbiamo saperli unire. Questa è l'educazione primaria che dovremmo imparare a scuola. E io, grazie Michelangelo, quello che mi fa paura, non ho potuto partecipare alle giornate splendide che Michelangelo ha vissuto in Finlandia, io vorrei sapere come ha vissuto altrove il concetto dell'etica, come ha vissuto altrove il concetto della morale. Noi siamo arrivati all'etica perché siamo disperati. Noi siamo arrivati all'etica per disperazione, siamo arrivati all'etica per paura, perché ci tolgono risparmi, perché ci tolgono pezzi di pensione, perché ci tolgono cure, perché ci tolgono l'istruzione dei figli. La mia domanda è: noi ci possiamo arrivare per rivelazione all'etica, alla giustizia? Possiamo sentire una madre che non ha avuto un figlio morto, ucciso da un poliziotto, ucciso da un bandito, che va in televisione a dire: mi interessa parlare di un altro figlio, non il mio? Possiamo arrivare a parlare di dolore anche se noi non lo stiamo provando? Posso io pensare che comunque se cade un albero in Amazzonia presto ci saranno dei problemi anche qua? Uno dice degli alberi lunghissimi. No, non è quello. C'è un tema di comunicazione che ha a che fare non con quello che si vede, ma con quello anche che noi oggi, dicevamo a tavola, non concepiamo: l'inconcepibile, l'inaudito. Io ho sentito parlare di sciamanesimo e per molti di noi lo sciamanesimo è inconcepibile, è inaudito. Sentiamo queste terre lontane, queste terre che ci sono arrivate in questa regione, sentiamo che cos'hanno da raccontarci di inconcepibile. Scendiamo un attimo da noi stessi per quel famoso dualismo, andiamo a vedere, andiamo ad ascoltare. Io accuso le mie orecchie di ascoltare solo quello che vogliono ascoltare. Io chiedo alle mie orecchie di ascoltare anche l'impossibile, l'impossibile. Un medico spesso dice: non c'è più niente da fare, ho fatto il possibile. Ecco forse cosa viene richiesto: hai fatto il possibile. Forse con l'urgenza di cui Michelangelo parla è finita l'epoca del possibile, è richiesto l'impossibile.
impossibile. Ecco perché andando contro un poco, per me il tema non è solo umano, perdonami Michelangelo, il problema non è una politica più umana, non è un medico più umano, non è una sanità più umana, una giustizia più umana. Questa è la giustizia umana: sbagliare, commettere errori, è disumana, inumana, ma è umana. Io chiedo, possiamo diventare sovrumani? Possiamo diventare noi anche il mito? Possiamo avere qualcosa di siamo dei, torniamo dei? Ho detto dei, ho detto la parte divina, c'è una piccola parte divina, non ho detto Dio, non lo dico. Posso avere un pezzo io, essere un pezzo di divinità? Io te lo chiedo, alzo le mani. Ho scritto un testo, e qui mi ci hai portato tu, è un testo che si intitola Omniteismo e democrazia. L'iniziativa è quella di mettere la salute, l'arte e la politica, la società insieme, unire questi elementi per curare la società, curare la persona, e quindi pensare che la creatività, l'arte e quindi anche quell'elemento sensibile che qui hanno chiamato sciamanesimo può aiutare, insieme alla medicina moderna, la tecnologia, a portare beneficio all'umanità in tutti i sensi, allo spirito e alla materia e al corpo. Il corpo per me non è soltanto individuale, ma è anche sociale, quindi noi dobbiamo in qualche maniera pensare che la cura deve essere rivolta, oltre che a noi stessi, al corpo sociale, alla società. Sta passando di tutto praticamente. Stava tossendo. Sì, vabbè, ok. Non è successo niente. La società oggi ha bisogno di nuova cura. Siamo in un periodo di passaggio epocale, tutto va molto bene, ma nello stesso va anche male. Che abbiamo fatto dei progressi enormi nella scienza e nella tecnologia, però stiamo rovinando la natura, stiamo distruggendo il pianeta, nonostante tutte le grandissime scoperte che abbiamo fatto a nostro beneficio. E quindi siamo arrivati al momento in cui dobbiamo mettere insieme l'artificio e la natura, la scienza, la tecnologia, non più a portar via l'uomo dalla natura, ma a riportarlo nella natura. E quindi la natura ha bisogno di tutta la cura ormai possibile per prendersi di nuovo cura degli esseri umani. Allora questa è la grande scommessa del cambiamento, della trasformazione, della rivoluzione, ma non più violenta, ma una rivoluzione pacifica della sapienza umana che viene diffusa in una partecipazione comune del cambiamento. Ma io sono stato invitato, e oltre a essere stato chiamato da Michelangelo Pistoletto per questo incontro questa sera, non è uno spettacolo, è più un happening, è più una piccola performance che facciamo da due terrazze contrapposte, perché faccio parte di questo progetto di Baltico e Mediterraneo, di questa unione tra popoli nella stessa asta terrestre, in un periodo di migranti, di migrazioni e di cambi di stati e di confini e di muri. Io stasera vorrei parlare del non fine, la linea di non fine, e soprattutto parlare degli stati d'animo. Noi parliamo sempre dell'invasione di uno stato da parte dei migranti, di uno stato che rifiuta i migranti, che rifiuta i popoli. Io credo che la Puglia possa raccontare come sia possibile parlare di linea di non fine, e io vorrei raccontare stasera lo stato d'animo. Noi abbiamo aperto e stiamo aprendo gli stati d'animo, che sono le nostre condizioni interiori.
interiori, le nostre condizioni di anime, le nostre frequenze. Qui si è parlato di quantico, si sta parlando di sciamanesimo, si sta parlando di altra medicina, non solo del curassico. Io lo definisco la situazione della medicina attuale, il curassico è molto, diciamo così, non antica, magari, anzi in questi giorni si è parlato di etnomedicina, si è parlato di sciamanesimo, ripeto, e si parlava di tradizioni per la cura. Allora, curare ancor prima che pensare alla corruzione della politica e della vita, pensare alla salute della vita. Allora stasera vorremmo parlare di arte, salute e soprattutto di come sia possibile mettere in relazione lo stato d'animo di una persona con lo stato d'animo di un'altra persona, con lo stato d'animo di un'altra persona ancora. Gli stati siamo noi siamo i governanti del nostro stato, del nostro corpo, della nostra anima, della nostra psiche, e dovremmo cominciare tutti i giorni a votare. Noi votiamo tutti i giorni, ogni momento, quando la persona guarda, giudica, maledice, benedice o ha paura, sta votando. Io sono stato chiamato anche per portare un po' di della mia storia, del mio racconto poetico, comico, artistico, di legame, di nesso, di coagulo. Noi saremo su due terrazzini stasera per far vedere che c'è una terra in mezzo, una terra di nessuno, alla quale noi ci affacciamo, ma poi non scendiamo e non percorriamo la strada insieme. Ieri ero alla marcia a piedi scalzi che c'è stata a Bologna, in parallelo ad altre città, soprattutto a Venezia, dove è nata, proprio per raccontare che siamo sullo stesso asse terrestre. Io credo che questo grande specchio che c'è tra la Finlandia e la Puglia siamo noi. Quando in televisione oggi si dice attenzione, queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità, quello che urta la nostra sensibilità siamo noi, che non riusciamo a capire le sensibilità e non riusciamo a entrare negli altri stati d'animo.